Tappa abruzzese a Chieti Scalo per Wheeling Tour nelle piazze con le persone per ridisegnare l'Italia. L'iniziativa è stata pensata dal sindacato per stabilire un confronto con i lavoratori, con i pensionati e con i giovani e costruire insieme a loro delle proposte per il lavoro, per la sicurezza e per lo sviluppo. Il track della Wheel, lungo oltre 10 metri, si trasforma in palco e diventa punto di aggregazione per dibattiti e confronti. Il tema della sicurezza del lavoro è un tema che deve riguardare e deve diventare centrale nel rapporto con le istituzioni, con i datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali. Noi dobbiamo difendere il lavoro e dobbiamo difendere la sicurezza sul lavoro perché questa è una priorità fondamentale. Solo in questo anno abbiamo consuntivato ad oggi 1700 lavoratori morti sul lavoro. Ieri un altro incidente mortale in un cantiere edile campano e quindi 3 morti al giorno sono un trend che oggettivamente un paese sviluppato come il nostro non può minimamente tenere presente. Ci vuole ovviamente un senso di responsabilità comune del lavoratore, del datore di lavoro, ma ci vuole anche da parte dello Stato una presenza più massiccia a livello di controlli. Sono pochi gli ispettori del lavoro in questo paese e in questa regione, per cui dobbiamo fortemente recuperare sia sul tema della repressione di coloro che non fanno quello che devono fare, ma anche sul tema della formazione e della capacità costante di consentire al lavoratore di avere quelle conoscenze che lo rendono sempre più attivo e positivo nei confronti di un tema così importante. Il tema della sicurezza riguarda i datori di lavoro, ma riguarda soprattutto le lavoratrici e i lavoratori. Qui, come avete potuto vedere, ci sono pensionati, ci sono varie categorie del mondo del lavoro, dai vigili del fuoco ai lavoratori della sanità. Prima c'è stata una dimostrazione da parte dei medici iscritti alla UIL in una dimostrazione di pronto intervento per un salvavita. Ecco, noi stiamo oggi, passeremo questa giornata con la cittadinanza per cercare di mettere noi al servizio della cittadinanza quello che la UIL può fare per loro e che fa quotidianamente. Questo è il segnale che noi vogliamo dare da questa piazza e questo è l'impegno che prendiamo con i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati, i giovani, i precari e le cittadinanze varie.